Allora, oggi vediamo l'ultimo argomento relativo alla stima dello Stato. Bene, per cui, oltre all'osservatore Lemberger o deterministico, il filtro di Kalman o osservatore stocastico, vediamo adesso un altro osservatore, che sarà anche questo della famiglia di osservatori stocastici, che rimuove un po' molte delle ipotesi che siamo stati costretti in qualche modo a fare con i filtri precedenti. E vediamo un po' quello che si chiama filtro a particelle o particle filter. Allora, dal punto di vista, come dire, teorico, il filtro a particelle richiede un po' di competenze che potrebbero essere un po', diciamo, ostiche, però noi facciamo solamente un'introduzione e concentriamo la nostra attenzione nelle proprietà e nella eventuale implementazione del filtro a particelle. Bene, quindi diciamo la parte teorica di teoria della stima stocastica, io ve la introduco e vi faccio vedere un po' su cosa si basa questo filtro. Dal punto di vista dello schema blocchi, noi siamo sempre nello stesso schema, cioè vogliamo stimare lo stato di un sistema dinamico avendo accesso all'ingresso e all'uscita. Sempre la stessa cosa, solo quello che cambia è quello che è qua dentro. Quando abbiamo parlato del filtro di Kalman, noi abbiamo messo una serie di ipotesi semplificative. La linearità l'abbiamo rimossa, nel senso che noi abbiamo introdotto anche il filtro di Kalman esteso, l'abbiamo anche visto all'opera, però è chiaro che poi quando si va a linearizzare non si può più chiamare filtro ottimo. Si implementa incrociando le dita sperando che funzioni. E la gaussianità dei rumori, ok? Quindi possiamo vedere il filtro di Kalman come un'approssimazione cosiddetta del primo ordine. Perché del primo ordine? Perché in qualche modo noi stiamo stimando media e varianza di che cosa? Di una funzione di densità di probabilità, cioè dello stato. Bene, questa è una possibile interpretazione del filtro di Kalman. Si possono fare altre approssimazioni, c'è cioè quello che si chiama filtro di Kalman unscented, cioè inodore, in cui io vado al secondo ordine. Però a questo punto, diciamo, se siamo più audaci, possiamo cercare di stimare tutta la PDF. Ora, stimare tutta la PDF, che significa stimare una funzione alla fine? Perché la PDF, la funzione di densità di probabilità, è una funzione. Se io faccio delle ipotesi e le mie ipotesi sono semplificative, dico questa funzione può avere solo questa struttura, per esempio una gaussiana, allora esce fuori che uno strumento che posso usare è il filtro di Kalman. Il filtro di Kalman stima una funzione in cui io ho detto deve avere questa struttura, per cui se io ho individuato la media e la varianza, ho individuato la funzione che sto cercando. Ma se io dico la funzione può essere di tipo qualsiasi, allora stimare una funzione di tipo qualsiasi con delle tecniche analitiche comincia a diventare un po' difficile anche da pensare. E voi potete disegnare una funzione a mano libera, cioè e quella è la PDF che volete stimare. E allora possiamo però cominciare a pensare che noi la stimiamo campionandola, cioè per punti. Bene, questo è quello che faremo oggi alla fine col filtro a particelle, però ci arriviamo anche con una solida, diciamo, teoria della stima, per vedere che quello che facciamo è consistente e coerente. Allora, definiamo le variabili in una maniera, ridefiniamo alcune cose, ma concettualmente le stiamo rendendo adatte, diciamo, alla notazione del filtro a particelle, per poi anche rileggerle più semplicemente. Allora, noi ci mettiamo nel tempo discreto, così come abbiamo fatto per il filtro di Kalman, e rimuoviamo l'ipotesi di linearità. Se il sistema è lineare, io uso Kalman, non mi metto a sprecare le energie con un filtro a particelle, rimanendo nello stocastico, per cui io ho dei rumori e le variabili sono sempre le stesse, per cui x è lo stato, y è l'uscita, u è l'ingresso, poi ho un rumore di processo e un rumore di misura. Le dimensioni sono sempre le stesse. Facciamo
A questo punto, guardate che la mia incognita, quello che io sto cercando, è leggermente diverso rispetto al filtro di Kalman. Io adesso sto cercando una funzione. Quale funzione? La funzione densità di probabilità dello stato. Ho visto col filtro di Kalman che io ne ho due, a posteriori e a priori, dove questo posteriore e questo priori sono riferite al campione K in cui io ricevo i dati, a posteriori e dopo aver ricevuto i dati, a priori e prima di aver ricevuto i dati. A me serve quella posteriori, questa è quella che mi piace. Ok? Quindi la mia incognita è una funzione adesso, e come la rappresento con un linguaggio di calcolo delle probabilità? Come la probabilità di x in k dato y da 1 a k, quindi date le misure. Va bene? È la funzione di densità e probabilità a posteriori. Questo è quello che io sto cercando. Cosa conosco? Beh, il modello matematico, i rumori e le condizioni iniziali che sono, beh, adesso non ho più lo stato iniziale, ho la funzione di densità di probabilità in 0. Va bene? Se io assegno uno stato vuol dire che questa è impulsiva ed è proprio quel valore dello stato, altrimenti è anch'essa una funzione di densità di probabilità. Ok, quindi questo è quello che sta cambiando. A questo punto facciamo un parallelo fra due concetti che in qualche modo sono stati sviluppati in comunità diverse, ma che sono molto vicini tra di loro, e cioè la mia equazione dinamica. Quindi xk più 1 uguale f di xk o k e rumore di processo, è matematicamente molto vicina a quello che si chiama processo markoviano, ossia un processo stocastico, e lo siamo, nel quale la probabilità di transizione dipende unicamente dallo stato immediatamente precedente. Allora, nella mia equazione dinamica non vedo la probabilità, però vedo che c'è un rumore e c'è solamente lo stato immediatamente precedente. Quindi concettualmente, in realtà, quello che io ho è, diciamo, molto vicino a un processo markoviano. Quindi forse io posso cercare di sfruttare alcuni risultati che sono stati ottenuti in un altro contesto, da un'altra comunità, parlando di processi markoviani. Per cui il processo dinamico, cioè l'equazione dinamica, è un processo markoviano. È simile alla PDF di xk più 1 dato xk. Ma allora, una stima che rientra, diciamo, nella teoria della stima bayesiana non lineare, che si poggia su questi concetti, ma che, diciamo, faccia riferimento a questa struttura della stima come una successione della fase di predizione e di correzione, io la posso scrivere in questo modo. Allora, guardiamo prima, vabbè, la correzione, più facile. Io che cosa ho in uscita? Beh, in uscita ho proprio quello che ho introdotto per primo, cioè ho l'incognita, ho la funzione di densità di probabilità a posteriori, P di xk dato y da 1 a k. Che cos'ho prima? Avrei x segnato nel filtro di Kalman, cioè la stima a priori, e cioè la stima fino a k-1 come dati. Per cui io ho una probabilità che scrivo come xk dato y da 1 a k-1. Ok? Quindi questa è la fase di correzione. Beh, la fase di predizione? La fase di predizione significa lanciare la dinamica, cioè far girare le equazioni dinamiche. E io ho detto che le equazioni dinamiche sono, dal punto di vista concettuale, parenti di un processo markoviano, per cui io di fatto in ingresso alla predizione ho che cosa? Beh, questa è la stima a posteriori in K-1, perché è uguale, solo che ho scritto K-1 al posto di K, e
E qui io che faccio? Beh, avanzo solamente la stima, cioè la stima ora è in xk, dato i dati da 1 a k-1, va bene? Per cui dal punto di vista concettuale, questo schema è quello che, diciamo, abbiamo già visto, e fra l'altro l'abbiamo visto in Weinberger, l'abbiamo visto in Kalman, adesso lo vediamo con i filtri a particelle, però ho cambiato un po' la notazione per avvicinarmi o per fare il parallelo con questa stima bayesiana non lineare. Ora, se voi vedete, io qui ho una probabilità con tutti i dati dall'inizio, invece senza entrare nei dettagli, però noi adesso facciamo riferimento all'equazione nella versione ricorsiva, va bene? E questo, diciamo, lo lasciamo un po' così senza entrare nei dettagli. Allora, posso calcolare la predizione. È ovvio che io non vi faccio nessun tipo di dimostrazione, vi faccio vedere solo le equazioni che vengono utilizzate storicamente nella stima bayesiana non lineare, vi faccio vedere come le possiamo rileggere dal punto di vista dei sistemi dinamici. Allora, la predizione avviene con quella che è nota come equazione di Chapman-Kolmogorov, e cioè che cosa? Beh, io devo fare, abbiamo detto, devo far girare la dinamica, cioè devo predire qual è l'andamento, qual è la stima di x, quindi la funzione di densità e probabilità della x, conoscendo tutto quello che voglio fino a k-1. Ora, questa è l'equazione, l'integrale di che cosa? Beh, di p di xk dato xk-1, che quindi è la densità della transizione, cioè, ossia questa è la dinamica, e pesata tramite la stima corrente. Per cui io qui, in effetti, quello che vedo è la dinamica, l'avanzamento della dinamica, che è pesato ovviamente dalla stima corrente. Quindi alla fine io ho una PDF. Guardate, questa equazione non mi chiedo quanto sia difficile o meno risolverla, perché vi anticipo che alcune di queste, ci sarà anche un'integrale nella prossima pagina, non sono risolvibili in forma chiusa. Quindi poi il filtro a particelle prende questa teoria e la rende, diciamo, utilizzabile, e la rende, diciamo, in maniera che si può implementare sempre. Ok, quindi io posso fare la predizione, sono più o meno capace di fare la predizione, uso questa equazione. Ok. Per quanto riguarda invece la correzione, uso la formula del bias. Allora, guardiamo, qui ho la probabilità di xk, questa è proprio l'uscita, no? È quello che mi interessa, è la PDF a posteriori. E questa da cosa la ottengo? Beh, io la ottengo al numeratore, io ho una cosa che chiamo verosimiglianza, che adesso, diciamo, su cui adesso dedichiamo due parole, poi la vediamo dopo, sembra complicata ma è semplice. Che cos'è? Guardate, è la y dato x, cioè praticamente io voglio confrontare l'uscita che avrei con la mia stima con l'uscita che ottengo con la misura, che è quello che ho fatto in tutti gli altri film, i filtri l'ho chiamato errore, ok? Quindi ho la verosimiglianza in cui in maniera più o meno smart io confronterò queste grandezze, poi pesata per la stima corrente, poi sotto ho un'altra, diciamo, quantità che co posso ottenere facendo l'integrale, diciamo, del numeratore. Per cui anche questa equazione, dal punto di vista della interpretazione, ci arrivo, la posso capire. Dal punto di vista implementazione, no, ancora non ho idea di come implementarla, e lo faremo con i filtri a particelle. Va bene? Ora, per la verosimiglianza, che cosa mi serve? Beh, l'uscita e il rumore di misura. Quindi io nella correzione mantengo questa struttura in cui le misure influenzano la correzione, ma non il modello. Il modello influenza la predizione, ma non le misure. Va bene? Quindi questa struttura è conservata.
Ok, allora predizione e correzione. Che bello, però questi integrali io spesso non riesco a implementarli. Solamente sotto ipotesi restrittive posso trovare una bella formula, una bella soluzione in forma chiusa. Il filtro di Kalman, per esempio, si può ottenere anche partendo dalla stima bayesiana non lineare, aggiungendo l'ipotesi di linearità. Poi, dando la struttura alle PDF gaussiana, mi faccio i calcoli, esce fuori l'equazione di filtro di Kalman. Va bene, quindi un altro modo per far uscire l'equazione di filtro di Kalman. Oppure, vabbè, questo è grigio, un'altra cosa, però voglio dire, ci sono, io se metto delle ipotesi restrittive, io posso arrivare a delle forme chiuse. Però non lo voglio fare, perché con le ipotesi restrittive uso il filtro di Kalman o quello deterministico. Quello che voglio fare è approssimare queste equazioni in un modo più o meno interessante, per esempio il filtro a particelle. Allora, io che cosa faccio? Io praticamente voglio campionare queste funzioni e lo faccio tramite le simulazioni numeriche. Guardate, le mie simulazioni numeriche saranno stocastiche, cioè io aggiungerò del rumore nella mia simulazione, cosa che diciamo. A prima vista può sembrare un po' stravagante. L'utilizzo del calcolo, diciamo, delle variabili aleatorie nella stima è una cosa che sta prendendo piede, che prende piede, non è, diciamo, una particolarità solo del filtro a particelle. Bene, fare tra virgolette, dei tentativi in maniera guidata è una cosa che si utilizza moltissimo nell'intelligenza artificiale. Per esempio, quando si cerca il minimo di una funzione non lineare, spesso gli algoritmi, sotto una terminologia più o meno, diciamo, esotica, ma na nascondono che cosa? Dei tentativi guidati, cioè non una funzione random. Uniforme da meno infinito a più infinito, io quello che so lo uso e guido i tentativi per cercare la soluzione. Bene, ora cosa vogliamo fare? Beh, noi vogliamo trasformare alla fine gli integrali in sommatoria, noi vogliamo discretizzare, per cui andiamo a campionare la nostra funzione. Quando parliamo di simulazioni numeriche stocastiche, spesso diciamo, la letteratura usa il termine metodo Monte Carlo, che diciamo, è più carino come metodo, ma significa questo, che io faccio metto io delle variabili aleatorie. E il nome Monte Carlo, cioè, come curiosità, è stato introdotto proprio perché diciamo, sembra un azzardo, no? Sembra un gioco d'azzardo. Ok, introduciamo alcuni concetti per arrivare a queste particelle, a questo filtro. Prima di tutto introduciamo il concetto di campionamento ad importanza. Quando io devo campionare una funzione, se non la conosco, se non conosco nulla di questa funzione, io prendo l'asse delle ascisse, la variabile indipendente, e la campiono in maniera uniforme perché non ho nessuna informazione. Però se so che le cose interessanti succedono fra 0,5 e 3,5, poi c'è il deserto prima e dopo, questa sarebbe una grande stupidaggine. Per cui io, diciamo, campiono in base a una PDF del valore della grandezza che so campionando. Quindi questo è il concetto di campionamento a importanza. E allora cosa sono le particelle? Beh, le particelle sono, guardate la terminologia che io sto utilizzando, x cappello con un apice i, che non vuol dire elevato alla i, avrei dovuto mettere una parentesi tonda, ma poi diventa poco leggibile. Questo significa la iesima particella. Quindi, e c'è il cappello, quindi ogni particella è una stima dello stato. E
e ce ne sono n grande. Questo numero n grande è una variabile molto importante del progettista. Ogni particella è un vettore di dimensioni n piccolo, perché lo stato ha quella dimensione, non è che stiamo cambiando la dimensione dello stato. Bene, che vuol dire che è campione di importanza? Che ad ogni particella io associo un peso in base alla sua, adesso la chiamo importanza, in base alla sua importanza. Quindi le particelle non sono tutte quante importanti allo stesso modo. Poi, per questioni numeriche, i pesi li normalizzo e va bene, questa è una questione di stabilità numerica dell'algoritmo, ma concettualmente è sempre la stessa cosa. Allora, io che cosa voglio fare? Io voglio approssimare la funzione densità di probabilità posteriori, ossia la mia incognita, con il suo campionamento. Se guardate, a destra io ho la sommatoria per i che va da 1 a n grande, dove n grande è il numero di particelle, che è arbitrario, è una scelta del progettista, ci sono delle indicazioni per come sceglierlo. Di che cosa? Beh, guardiamo prima questo qui. Questo è un impulso, perché delta è la funzione delta di Dirac, questo è un impulso centrato in x cappello iesimo, nella particella. Quindi la particella sta campionando la x e ha importanza perché ci mette un certo peso, che spero che sia proporzionale poi alla PDF in qualche modo. Ok? Che ovviamente è un'incognita, eh? Quindi quello che io voglio fare è dire: la funzione, beh, non sono in grado di stimarla, perché questa è una funzione continua, per cui diciamo, è non lineare, non faccio ipotesi restrittive, è inutile proprio che ci provo a stimare questa funzione, però la posso campionare, ok? Posso provare a campionarla. Ok. Se non ci fosse quel termine di doppia punta, sarebbe un po' il Se non ci fosse, non si tira. termine di doppia punta, sarebbe No, l'uniformità la vedi da dove stanno le particelle nella variabile x, perché è questa che rappresenta l'uniformità o meno. Questo W è il peso. Sì. No, il primo membro è incognito. Scusa, qua è incognito tutto, ma x cappello e omega sono tutte e due incognite. Detto, io adesso devo capire come gestirle tutte. Tutte e due, sì. Ok, allora, io diciamo devo scegliere in qualche modo questi pesi, e quello che noi facciamo adesso è trovare uno, cioè vi faccio vedere uno dei modi più semplici o più facili dal punto di vista implementativo sulla, diciamo, scelta di questi pesi. Per esempio, lasciamo un attimo la prima parte di questa pagina. Questo qui è una possibile algoritmo per scegliere i pesi. Quindi che faccio? Il peso è uguale al peso precedente, poi moltiplicato qualche cosa. Beh, io allora, dopo, quando vediamo l'equazione, sarà semplice. Moltiplicato per la verosimiglianza, cioè quanto più questa particella corrisponde a un'uscita vicino a quella misurata, tanto maggiore sarà questo peso. Quindi, dal punto di vista intuitivo, è abbastanza ovvio. E quindi questo significa che se la mia verosimiglianza è buona, il peso tende ad aumentare il suo volume, il suo valore. Se io ho una particella a cui corrisponde un'uscita y meno 200, e vado a misurare un'uscita y che è 4000, ci sarà una verosimiglianza numericamente uguale a 0. Quella particella al campione successivo viene moltiplicata per 0 e vale 0. Okay? Per cui questo significa che dal punto di vista intuitivo
va bene, ci troviamo, la particella viene aumentata quanto più il peso della particella viene aumentato, quanto più la particella corrisponde a un'uscita vicino a quella misurata. Ok? Qua c'è x cappello, vedete? C'è la stima iesima, c'è la particella iesima. Questa verosimiglianza sarà un'equazioncina semplice, semplice che poi vediamo. Può essere, diciamo, una famiglia di tante cose, noi vediamo la più semplice. Ok. Ora, siccome ci piace un po', complicare un po' le cose, in realtà quando io vado a fare il campionamento in importanza, ho bisogno di un altro piccolo passaggio che si chiama ricampionamento. Rimaniamo sempre nella descrizione qualitativa e cerchiamo di intuire il concetto. Che cosa succede? Succede che quando io, diciamo, dovete immaginare queste particelle come ognuno di loro un sistema dinamico, perché ognuno di loro è una copia del sistema dinamico con dei pesi associati. Ogni volta che queste particelle si allontanano dalla corrispondenza con la misura, il loro peso tende a zero. In realtà, diciamo, se fate così, si potrebbe generare o si ottiene, non si potrebbe, una degenerazione, nel senso che dopo un po' le particelle, per motivi di rumore, per motivi vari, vanno tutte a zero, perché non si trovano con l'uscita chiaramente. Allora, voi che cosa fate? Riarricchite e ricampionate un po' le particelle, quindi è una specie di quasi di alchimia, ok? E vediamo anche come si fa il ricampionamento. Guardate, ed è una questione numerica, per il vostro algoritmo così funziona sempre bene. Qua c'è anche una cosa nuova in questo schema blocchi, e c'è questo blocco scelta della stima. Non l'ho detto prima, lo dico adesso. Io, diciamo, se devo fare una stima di uno stato, quant'è la temperatura di questa stanza? Non vi posso dare una 50 particelle con i pesi, che ve ne fate? Voi volete un numeretto. Bene. E per cui alla fine devo trovare un modo per cacciare fuori un numeretto, che sarà la stima ottima. Va bene? Quindi alla fine comunque ci devo mettere. Posso fare la media, posso fare la mediana, posso fare delle cose più elaborate per studiare la PDF e vedere se la PDF corrisponde a situazioni strane. Ok, cos'è il ricampionamento? Allora, il ricampionamento è un procedimento che serve per il bilanciamento numerico del mio algoritmo, cioè non voglio che tutte le particelle vadano, fra virgolette, a zero. Allora, ed è una cosa molto semplice, nel senso che io ricampiono sempre a importanza, però per avere, diciamo, una coltivazione, se volete, di pesi che sia sempre numericamente ben bilanciato. Ho anche la possibilità di vedere, diciamo, ho una metrica della degenerazione, quindi io, diciamo, volendo posso anche capire quando sto degenerando o no. Ma allora, dopo vediamo il ricampionamento, cosa devo fare adesso? Beh, a questo punto per implementare il filtro a particelle, ricapitoliamo i passi e vediamo concettualmente che devo fare. Allora, le particelle sono delle stime dello stato, quindi ogni particella è una stima dello stato. La fase di predizione è banalmente quello che io ho sempre fatto in Luenberger e in Kalman, e cioè io propago la dinamica per ognuna delle particelle, mentre in Luenberger e in Kalman l'ho fatto per l'unica stima, io qua lo faccio per ognuna delle particelle, e la grande differenza è io qua aggiungo il rumore intenzionalmente, il rumore di processo, perché a me fa piacere che le particelle in qualche modo, diciamo, esplorino lo spazio di stato, per cui io ci metto il rumore di processo. Dopodiché devo fare questo campionamento, cioè che cosa faccio? Prendo ognuna delle n grandi particelle, la metto nell'equazione di uscita ed ho una stima dell'uscita. La confronto con l'uscita vera, questo confronto
mi dà qual è il peso per il passo successivo di quella particella. Bene, per cui se sono vicini, quella particella deve aumentare, se sono lontani, quella particella deve diminuire. Poi faccio una cosa quasi darwiniana. Io che faccio? Le particelle con un valore alto, io me le, di peso alto, me le tengo e poi quelle con valore basso le butto. Però ripopolo il mio campione di particelle in man che maniera? In maniera opportuna, che adesso vedremo, lo ripopolo. Okay? C'è un po' di euristica qua, però diciamo c'è un fondamento algoritmico in questo ricampionamento, va bene? Cioè, alcune cose, quando si passa dalle tecniche analitiche che avete visto in gran parte dell'automatica, e poi ci si avvicina a qualcosa del genere, il primo impatto è qua c'è tanta euristica, c'è tanta esperienza del progettista che può un po' spaventare. In realtà il fondamento analitico c'è. Per cui anche la scelta poi dei coefficienti, degli algoritmi, delle tecniche può essere fatta in maniera ragionata. Se qualcuno, diciamo, spegne il cervello, lo può implementare e andare per tentativi senza problemi. Va per tentativi, quando gli piace la cosa esce. Però se vuole evitare troppi tentativi, si può ragionare. Alla fine, quando io ho n grandi particelle e ne devo dare una sola in uscita, cosa faccio? Una media, come vi dico, una mediana, posso avere vari tipi di approcci. Ok, questa è l'interpretazione grafica di quello che abbiamo appena detto. Vediamo un attimo. Io ho la predizione in K, questo è scalare, ho tante stime, ok? E i pesi in questo momento sono tutti uguali. Poi, che vuol dire che ho una verosimiglianza in K? Confronto con l'uscita e se vedete i vostri pallini possono diventare più grandi o più piccoli, scomparire addirittura, che sono i pesi. Poi cosa faccio? Io ricampiono e quando io ricampiono, perché voglio sempre n grandi particelle, le particelle più piccole scompaiono, quelle più grandi si gemmano. Perché? Perché se io ho un peso grande qua, vuol dire che è maggiore la probabilità che quello sia un valore corretto. E allora io qui ti dico, ok, tu ti fai tre cloni, in realtà poi vediamo come si fa, è molto semplice. Però tre cloni uguali non mi servono e allora la prossima predizione io ci aggiungo del rumore. Quindi parto da tre cloni uguali, ci cioè aggiungo un po' di rumore, così la ricchezza della mia stima aumenta, che poi arrivato a riconfrontare, eccetera, eccetera. Bene, quindi voi dovete immaginare queste particelle come qualcosa di dinamico che scompare e che si gemma da quelle migliori, da quelle che, diciamo, hanno una metrica migliore. La cosa che però qui potete cominciare a vedere che vi dà un po' fastidio, è questa PDF, perché è non lineare. E in particolare questa è bimodale, che vuol dire che c'ha due picchi. E allora qual è la stima buona? Boh, però non è un problema mio, è un problema del problema, cioè è la caratteristica del problema. Se lui è così, vuol dire che la fisica mi dice che qui ci possono essere due soluzioni quasi indifferenti fra di loro. Okay. E infatti io qui, se vedete, ho diciamo tre particelle con un peso alto. Quale prendo come stima dell'uscita? Dipende. Se faccio la media della bimodale, capito qua, eh? È pericoloso. Quando siamo nel non lineare, io devo conoscere bene il processo. Perché la media aritmetica, questo, cioè, è proprio l'asse x, no? Quindi la media aritmetica mi porta qua. Sì e no, nel senso che dipende. Allora, se io ho informazioni sulla PDF, posso andare a ragionare sulla PDF, cioè io potrei clusterizzare e dopodiché mi accorgo che ho due cluster, vedo quello maggiore e prendo la media del cluster maggiore. Però vuol dire che io ho informazioni a priori che il fatto che sia bimodale. Poi magari se io invece ce ne ho tre
e magari non si applica questa tecnica oppure dà risultati strani. Nel non lineare, diciamo, bisogna sempre conoscere il più possibile il modello ed è difficile generalizzare. Però qui sappiamo che possiamo avere questo tipo di problemi. Ok, come si implementa? Beh, l'implementazione è, diciamo, divertente per un informatico, perché è vero che vi ho fatto iniziare la lezione con una marea, diciamo, con un paio di integrali un po' indigesti, però poi adesso quando arrivo all'implementazione è quasi, diciamo, un esercizietto per un informatico. Allora, io che cosa devo fare? Prima di tutto ho n grandi particelle. Dove le metto queste n grandi particelle? Immaginiamo che io debba stimare la temperatura di questa stanza, ok? Le mie n grandi particelle non le metto da meno infinito a più infinito, ma non lo metto neanche dallo 0 Kelvin a 100 gradi. Cioè, io le mie particelle le metto, poiché ho una conoscenza a priori, e le metto, che ne so, da 15 a 30 gradi, vabbè, anche 35, considerando, diciamo, l'equilibrio termico di questo edificio d'estate. E poi do un peso, vabbè, uguale a 1, potrei pure, se ho conoscenza a priori, potrei pure dare un peso diverso. Questo significa assegnare le condizioni iniziali, ok? Assegnare delle particelle. Le potrei mettere spaziate uniforme o non uniforme, dipende tutto quanto da quello che conosco io. Dopodiché, che cosa faccio? Le mie particelle le propago secondo la dinamica. Calcolo i pesi, ancora non vi ho fatto vedere come si calcola, ora lo faccio vedere, una scemenza, e poi propago i pesi, per cui io aggiorno il valore dei pesi associati alle particelle. Poi li normalizzo. La normalizzazione, se vedete, è semplicemente da ogni peso uguale a se stesso diviso la somma dei pesi, per cui in maniera tale che il peso normalizzato rappresenta il peso relativo rispetto alle altre particelle. Okay? Questo è sempre un bilanciamento numerico dell'algoritmo. Poi ricampiono nel modo che vi ho detto, le particelle le butto via, quelle col peso basso, e ripropongo ripopolo quelle con peso alto. A quel punto rinormalizzo tutti i pesi e poi estraggo la stima. Vi faccio vedere giusto come si ripopolano come si gemmano le particelle. Ve lo faccio vedere graficamente, perché, diciamo, io prendo i pesi, faccio la distribuzione cumulativa, sarebbe il cum sum di MATLAB, cioè me le metto tutti quanti, li sommo tutti quanti sull'asse delle x, prendo l'asse delle y e lo faccio equidistribuito, e poi ogni volta ad ognuno, diciamo, di questi j diviso n, dove j sono è un indice che va da 1 a n grande, vado a destra e mi prendo il peso corrispondente. Cosa fa questa cosa? Beh, fa esattamente algoritmicamente, ora, diciamo, non entriamo nel dettaglio, ma sono due righe di codice MATLAB, fa esattamente questo che vi ho detto qui. Alla pallina grande ne associa 3, va bene? Ed è una cosa, diciamo, l'ho implementato io, per cui vi posso garantire che sono due righe di comando ed è molto semplice, per cui, diciamo, è una banalità. Ok, e questo. Ma questa verosimiglianza, che cos'è? Beh, guardate, il solito esponenziale, lo ritroviamo qua con la solita forma quadratica. Che cos'è questo qua? Elevato a meno un mezzo, una delle possibili cose, y tilde trasposto con i, è la forma quadratica dell'errore nell'uscito pesato per cosa?
per il rumore di misura. Abbiamo già visto che il rumore di misura, diciamo, è importante perché ci fa capire quanto mi fido delle misure o meno, ok? Per l'inverso del rumore di misura. Perché c'è un esponenziale? Beh, guardate, quando l'errore è 0, quando y tilde vale 0, questa grandezza vale 1. Poi, aumentando y tilde, questa grandezza va a 0, no? Perché questa è proprio una esponenziale così. Ok? Per cui è appropriata come implementazione algoritmica della verosimiglianza. Va bene? Anche questo, una riga di comando, acquisisco le misure e le confronto con l'uscita associata a una certa particella. Allora, che numero prendo per le particelle? Qua rientriamo nell'euristica, cioè il numero di particelle, se io so che la mia PDF incognita è regolare e dolce, ne posso scegliere poche, perché intuitivamente campionare, no, se devo campionare una retta, mi bastano due campioni, se devo campionare una polinomiale dell'ottavo ordine, mi serve qualcosa in più. Quindi intuitivamente capiamo che il numero di particelle è importante, ma è anche abbastanza, diciamo, lasciato un po' al progettista. Ancora una volta, è il rumore di processo, faccio le simulazioni e poi l'aggiusto, oppure se conosco qualcosa del processo, però, diciamo, non è essenzialmente quello che mi fa la differenza. Allora, facciamo un esempio. Oggi dura di meno, la lezione è abbastanza di meno, diciamo, c'ho una commissione di dottorato dopo. E quindi facciamo un esempio. Allora, prendo un modello tempo discreto non lineare, per cui io ho una componente lineare 0,9 che moltiplica x1 x2 è lineare, ok. Poi qua c'ho un seno e di x2 e questo è un ingresso, perché qua non, vabbè, così nel seno sono degli ingressi, vabbè, l'ingresso non è importante che sia lineare o non lineare, l'importante è che questo è non lineare, ok, c'è il seno x2 qua. Anche l'uscita è non lineare perché è seno di x1 più x2 più, in questo caso c'è il rumore di misura. Guardate, qui, diciamo, non devo linearizzare niente, cioè io lavoro con le funzioni non lineari adesso. Le condizioni iniziali della simulazione le conosco, per questo faccio la simulazione e poi vi faccio vedere il solito circuito RLC. E nella simulazione io ci ho messo un rumore di misura gaussiano con una certa media, beh, nulla è una covarianza nota. Metto anche una covarianza del rumore di processo. Scelgo 50 particelle. Guardate, questi numeri sono venuti dal cielo. È una simulazione, l'ho scelto io per tentativo. Non c'è in questo caso un modo per... E cosa faccio? Prendo la stima iniziale di queste 50 particelle in maniera uniforme e a questo punto questa è una simulazione, per cui non ho idea di che cosa succederà, però prendo un quadrato di lato 40, sono andato a tentativi, però poi quando io ho un sistema fisico invece posso scegliere in maniera più intelligente come distribuire le particelle iniziali. Allora, questo qui l'ho fatto in maniera senza riportare i numeri, giusto per farvi vedere qualitativamente, quindi ho levato proprio gli assi. I punti rossi sono i valori delle particelle, abbiamo x1 e x2, sono i due elementi dello stato, questo è lo spazio e lo spazio delle fasi. Sono stati distribuiti in maniera casuale con una PDF uniforme. Invece quella pallina verde grande è il valore vero, quello che ho usato per la simulazione. E questo è l'istante iniziale. Dopo alcune iterazioni, questo è il valore delle particelle, qui, diciamo, più o meno si stanno avvicinando, ricordiamo, è sempre non lineare, però poi, dopo
diverse iterazioni, questo è quello che succede. Bene, in questo caso tutte le particelle vanno a distribuirsi intorno al valore vero. Quella è la punta della passiamo, credo. Questo qua è proprio lo spazio delle fasi, quindi questo è x1 e x2 e noi stiamo vedendo i valori delle particelle proprio. Ora, circuito RLC. Questo è un circuito reale, per cui io, diciamo, circuitino reale, sono dati veri, per cui ho il rumore di misura, che però non conosco neanche. Ho un sistema che è lineare, però diciamo lo uso lo stesso, e che contiene sicuramente qualche componente non modellata, per esempio le resistenze della dissipazione dell'induttanza e così via. Vediamo che cosa succede. Allora, la prima cosa che faccio è un'osservazione su i pesi. Come vedete ho 5 simulazioni, vediamo la prima. Ho un rumore di misura. Il rumore di misura entra nell'equazione di verosimiglianza, no? Quindi nella correzione. Siccome io sto misurando solamente una grandezza, che la tensione è solamente, diciamo, uno scalare. Poi ho un rumore di processo. Il rumore di processo, in questo caso abbiamo una corrente e una tensione. Ricordiamo che deve essere definita positiva questa matrice, perché, diciamo, devo fare la propagazione del rumore. Non ve l'ho detto adesso, però diciamo questa mi serve per fare la propagazione. Che cosa devo osservare? Che x con 1 era una corrente in milliampere e x con 2 è una tensione in volt. E l'ordine di grandezza che io ho misurato è volt e milliampere, per cui questo significa che io, se prendessi una covarianza scalare moltiplicato una identità, io starei o moltiplicando la corrente per una varianza uguale a quella della tensione, che ha 3 ordini di grandezza in più, oppure il contrario. Quindi avrei praticamente deciso che la tensione è deterministica, perché se la scelgo sulla base della corrente. Quindi questo è solamente per ragionare sul fatto che io qua ho preso 2 numeretti. Uno dice a meno 4 e ci sono, ci sono 3 ordini di grandezza di differenza. Vediamo che succede. Allora, vediamo un attimo che cosa abbiamo. Grafico in alto abbiamo lo spazio delle fasi, per cui nell'asse X abbiamo proprio X1 e l'asse Y abbiamo X2. C'è l'unità di misura, per cui X1 è in ampere e X2 in volt. E se guardate, la scala qua è 10 a meno 3. Ok? Quindi noi abbiamo che l'asse X è la corrente, eccetera. Queste sono le particelle. Ho messo pausa, diciamo, dopo pochi campioni, quindi sono quasi le particelle iniziali. Se vedete, ci sono delle particelle, lo vedrete spesso, che vanno fuori. Perché? Perché le propago in maniera casuale, quindi ogni tanto qualche particella, diciamo, per il calcolo di probabilità se ne va da un'altra parte. Se quel valore è un valore, diciamo, corretto, si clona e si gemma, se no scompare. Invece poi sotto ho messo gli andamenti rispetto al tempo e ho separato x1 e x2 perché hanno unità di misura diverse, sono grandezze diverse, ma anche perché x1 non ha una misura, cioè io misuro la y, che in questo caso è proprio x2, per cui io la misura che è verde, questo è il pezzettino in cui è costante, quindi è 3 volt, ho la stima che è blu, per cui diciamo parte da 0, faccio per forse il valore medio qui, e questo qua è il valore delle particelle.
sia per quanto riguarda x2 che per quanto riguarda x1. Vedete, poi c'è sempre qualcuno che ha un valore così. Quindi il valore medio, sì, però insomma facciamo attenzione. Allora, cosa noto? Questo è una. È ovviamente è l'andamento reso fruibile per cercare di capire che cosa succede. Allora, nel grafico di sopra io vedo, no, questa popolazione di particelle. Guardate, qua è a regime, in questo momento lui è fermo, però le particelle comunque si propagano, eccetera, eccetera. Appena cambia l'ingresso, vabbè, è uscito, poi è rientrato. Appena cambia l'ingresso, ovviamente seguono la dinamica. Va bene? Questo è sotto, io vedo la mia stima. Ovviamente quello che io vedo come filtro a particelle lo posso tranquillamente paragonare al comportamento con Kalman-Luemberger, in termini di che cosa? Di costante di tempo per Luemberger oppure di rumori di covarianza di misura e di processo per quanto riguarda Kalman. Poi, vabbè, questo è lineare, è in particolare lineare, però, voglio dire. Ok, allora questo è, diciamo, il comportamento con questi valori che chiaramente non sono stati i primi che ho dato, diciamo un po' bisogna giocarci e va avanti così per sempre. Vediamo invece che succede a questo punto. Se io abbasso la covarianza del rumore di misura. Perché adesso, se vedete, la seconda riga cambia solo questo. Vediamo tutti quanti, cambiamo un po' le cose e poi vediamo un attimo di capire. Dove entra in gioco questo? Beh, entra in gioco nella verosimiglianza, quindi sono più selettivo, va bene? Vediamo dal punto di vista del comportamento è abbastanza qualitativamente, è abbastanza simile a quello di prima. E ora invece la aumentiamo. Che cosa si vede abbastanza palesemente? Molto più Molto più? diverso. Sì, è diversa, però che cosa in particolare è diversa? Transitorio. Che succede nel transitore? Prolungazione molto più pronunciata. Allora, se nella parte iniziale si apprezza forse di più. Mette molto d'imbarazzo. Allora, è più dolce perché io adesso gli sto dicendo che la matrice di covarianza del rumore di misura è grande. Quindi lui si sta fidando, perché questa interpretazione è ancora valida, si sta fidando di più del modello e è meno selettivo nella verosimiglianza, perché se la mia matrice di covarianza è grande, significa che, diciamo, degli errori numericamente più significativi rispetto a prima vanno ancora bene. Infatti, se guardate la nuvola di particelle è più ampia, perché questa è la conseguenza. Quindi io, dal punto di vista di Luemberger, posso dire che qui ho delle costanti di tempo più lente. Bene, questo si può tranquillamente dire come interpretazione. Quindi avendo anche alla base, diciamo, le altre tecniche, io posso capire come cosa succede se io cambio questi numeretti. Guardate, questo è ridotto all'osso il numero di cose che io posso cambiare, ok? Cioè, nel senso che meno di queste starei facendo delle scelte arbitrarie. Poi ho. Adesso, vabbè, questo è un attimo prima di vedere che cosa stravagante sta succedendo. Adesso sto aumentando molto il rumore di processo. Ok? Molto, vabbè, lo sto aumentando. Se voi vedete sopra, quello che succede è che
ingrandisce la nuvola di particelle, perché io sto ora, si sta ingrandendo, forse non in, cioè è un ellissoide che adesso è molto è ampio sulle ampere, dipende dal valore che gli ho dato, sono io che scelgo questa cosa. In realtà la stima è ancora buona, praticamente il sistema è lineare, io comunque poi dipende da come scelgo. Se guardate qui, quello che sta succedendo è che è molto aumentata questa componente, e poi sto prendendo il valore medio qui, ok? C'è molto rumore anche, perché adesso diventa, se io aumento molto il rumore di processo vuol dire che mi fido delle misure, e se mi fido delle misure vuol dire che ho una costante tempo più ampia, vuol dire che porto il rumore in banda, ok? Quindi l'interpretazione diciamo sistemistica mi aiuta sempre. E ora ritorno ad avere una piccola nuvola, riabbassando molto il rumore di processo, una piccola nuvola di punti intorno alla stima. Ragazzi, questo va bene se il sistema è lineare, però se il sistema è non lineare oppure non conosco bene il modello, io rimango molto attaccato alla stima precedente, sto esplorando poco le altre possibilità. È come se io rimanessi sul mio massimo locale della PDF, però magari c'è un altro lobo e non lo andrò mai a esplorare perché ho dato una cosa bassa. Per cui, insomma, qui vi rendete conto che questo è come se fosse uno strumento che consente di fare di più, ma la cui interpretazione è assolutamente consistente con quello che abbiamo visto fino adesso, cioè con Luenberger piuttosto che con Kalman. Ok, allora oggi finisco qua, avete domande?